Ciao e benvenuti alla lezione di Pilates Dinamico. Ci mettiamo sdraiati sui nostri tappetini, mettiamoci giù e iniziamo insieme la lezione. Molto bene. Allora, prepariamoci. Partiamo con le gambe leggermente separate e le ginocchia flesse, le braccia ai lati del corpo. Piazziamo la nostra colonna vertebrale a terra. Sentiamo prima gli appoggi naturali, cioè come state naturalmente senza andare didatticamente a intervenire sugli appoggi. Poi inseriamo la posizione neutra attiva. Imprimo bene l'osso sacro a terra, la parte centrale del sacro. Imprimo il centro della schiena a terra, seguo un po' le costole dove le costole si uniscono alla colonna vertebrale, lascio un filo d'aria. Attenzione, è proprio un filo d'aria sotto la lombare vicino al bacino, non in metà schiena perché il metà schiena, abbiamo appena detto, rimane appoggiato. Parte posteriore della testa in appoggio e un filo d'aria più abbondante passa sotto all'area cervicale. Imprimiamo questi tre punti, pensiamo proprio di sprofondarli nel terreno e sentiamo come già così rendiamo attiva questa posizione. Andiamo a sistemare le braccia, prima sciogliendo le scapole, inspiro, sollevo un po' le spalle e le orecchie, espiro giù le allungo, inspiro, sollevo, fuori l'aria, allungo, inspiro, sollevo, fuori l'aria, allungo, elevo le braccia al soffitto, palmi che si guardano, forti le mani a paletta, inspirando tocco il soffitto con la punta delle dita. Fuori l'aria avvicino le scapole dietro la schiena. Di nuovo, due volte ancora. Inspiro su e fuori l'aria avvicino. Ultima volta inspiro su. Fuori l'aria avvicino. Disegna tre ampi cerchi con le braccia. Uno, due, tre. Lascio le braccia ai lati del corpo con le mani rigide, proprio chiudete anche il pollice contro le quattro dita. Apro bene il petto, posizione neutra, ripasso l'appoggio del sacro, imprimo il centro della schiena, parte posteriore della testa. Sento gli appoggi e sento i fili d'aria che devono passare sotto la lumbaria e sotto la cervicale. Braccia lunghe, molto vicine al corpo, e premete leggermente in giù i palmi delle mani. Petto aperto, collo lungo. Ripassiamo la respirazione insieme con l'attivazione della nostra powerhouse in profondità. Inspiriamo e espandiamo bene la gabbia toracica in tutte le direzioni. Tipo hulk, vi ricordate? Le costole tirano la vostra maglietta. Mantengo il torace aperto, attivo il pavimento pelvico, lo approfondisco, avvicino l'ombelico alla colonna. E tiriamo in su pavimento pelvico e ombelico con una contrazione ascendente degli addominali, svuota i polmoni. Però cerca di rimanere con il torace aperto. Svuoto, svuoto, svuoto. Immagino la chiusura della zip del pantalone, solo sul finire richiudo il costato. Quindi c'è questo sforzo di tenere le costole aperte, ancora solo di ripasso e di attivazione. Inspira. Torace che rimane aperto, attivazione della powerhouse del pavimento pelvico in su, fuori, 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 cresci, cresci, allungati bene, allungati, allungati, allungati e voilà, molto bene. Aggiungiamo l'autoallungamento, lo aggiungiamo come preparazione, ok? Però dobbiamo in ogni esercizio ricercare l'autoallungamento, facile quando lo facciamo tra virgolette da solo, ok? Pensiamo di camminare con i glutei giù verso i talloni lasciando la testa ben piantata. Riconosciamo perlomeno la sensazione da ricercare anche in fase dinamica. Ora, al contrario, fisso l'appoggio del sacro e cammino con la nuca in su come proprio per allontanare la testa dal bacino. Riposizionate il vostro corpo in neutro le braccia, respirate e sentite la differenza con una sensazione di leggerezza nella schiena e di maggiore lunghezza ora come vi ho detto prima in statica cioè nel senso adesso siamo fermi ci stiamo dedicando solo a quello è facile ma in ogni esercizio dovremo ricercare l'autoallungamento della colonna ok molto bene ragazzi ora prepariamoci con le gambe a tavolino lasciamo angolo retto Diciamo, l'angolo retto al ginocchio e l'angolo retto all'anca. Se volete semplificare il prossimo esercizio che sarà Andred okay, potete stare con i piedi giù o con le ginocchia molto flesse così. Per chi volesse intensificare da questa posizione può stendere e addirittura inclinare un pochino le, le gambe. Ciascuno provi e trovi la propria eh, diciamo inclinazione, il proprio schema biomeccanico adatto al vostro allenamento. Qual è il test da fare? Che nella posizione in cui vi mettete e soprattutto durante tutto l'esercizio, riuscite a rimanere con il centro schiena giù? Perché più è difficile, diciamo biomeccanicamente la posizione, più tenderà a esserci queste, questo compenso di staccare il centro schiena e quindi significa che la vostra tenuta posturale non è ancora sufficiente, ok? Parto da una, visione, da una, in una posizione intermedia, tabletop, esercitiamo il movimento di andred, Quindi iniziate a muovere le braccia con un certo vigore. Saranno cinque movimenti in cui inspiro e cinque movimenti in cui buttiamo fuori l'aria. Attenzione, che dobbiamo inspirare e buttare fuori l'aria come abbiamo fatto prima, ve lo ricordo nel caso. <ride> ok, non è proprio una respirazione libera.

Sentitevi respirare profondamente, vai con il movimento vigoroso delle braccia. Allunga le braccia, allunga il collo nella direzione opposta. Ancora due. Appoggio le braccia, appoggio un piede, appoggio l'altro. Ascolto l'effetto di Andred a livello un po' di fiato e soprattutto anche di calore e di circolazione nel corpo. Andiamo a prepararci insieme nella posizione supina con le gambe distese. È solo una postura nella quale dobbiamo sentire già il corpo fortissimo, innanzitutto. Gambe distese con i piedi molto flex. Attenzione che stendere le gambe porta a inarcare più facilmente la nostra schiena. Quindi, sperimentate di nuovo questa posizione, già nota dalle altre lezioni, ma ritrovate giù l'appoggio del centro schiena e le gambe forti, i glutei lasciateli per il momento rilassati. Dovete tenere forte forte premute le cosce tra di loro e sentire un'attivazione quindi dell'interno delle cosce. Che si tramanda poi più facilmente anche al, all'area all dell'addome. Piedi molto state lì. Eh. Anche se siete fermi, state lavorando perché le vostre gambe stanno stringendo, i vostri piedi sono flex eh, e il centro della vostra schiena è giù. Prepariamoci anche con le braccia in alto, fino forti fino alle dita delle mani, scapole nella schiena. Inspirando mi fate il piede a punta, tutti e due, e portatemi le braccia dietro, belle distese. Questi entrambi i movimenti tendono a fare la stessa cosa nel centro schiena, ma noi invece siamo preparatissimi e lo terremo giù. Fuori l'aria, ritorno. Inspiro, forti le gambe, sono unitissime e forti. E su, ancora, inspiro, fuori. ultimo. Respira. Fuori l'aria, sollevati con la testa e guarda la punta dei piedi. Il tuo collo, attenzione che non è sulla verticale, ma è inclinato, ok? Nella diagonale indietro e alta, il mento è verso la gola, quindi dovete percepire come dire il doppio mento. Ricerchiamo l'autoallungamento anche qui. È molto strano, vero, perché come vi dicevo, in, in preparazione era più facile quando facevamo solo quello, invece dobbiamo cercare adesso la stessa cosa, spingendo tanto i talloni in avanti, mentre il collo allunga come se ci fosse la mia mano qui sopra la vostra testa e vi chiedessi di spingerla in su. Ripeto, non sulla verticale, ma inclinata leggermente all'indietro. Quindi state un attimo nella posizione, stringi i femori, spingi i talloni lontani, la nuca in su, la sommità della testa. Ok, in questa comoda posizione di nuovo respiro. Fuori l'aria prepara il ginocchio destro al petto e lo afferri. Inspirando, inizia a respirare e concludi salendo, stendo la gamba. La metto pari all'altra e vado a flettermi il più possibile giù. Mi altiro, mi tiro, mi tiro, mi tiro, mi tiro, mi tiro. Mi tiro. Risalgo morbidi nella schiena e nell'addome in questa risalita e posiziono le mani aperte, vedete, dietro al corpo, schiena diritta, piedi ancora flex glutei contratti, petto aperto e tirato in su verso il soffitto. Inspira. Nel buttare fuori l'aria. Scava l'addome ma senza muovere la schiena e cerca di guardare il tuo ombelico. Inspira di nuovo, espandi bene la gabbia toracica e fuori l'aria comincia a scendere scivolando sulle mani. In parte le braccia reggono il peso e cerca il tuo ombelico con lo sguardo. Scava, 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 scava e voilà, piedi flex, braccia sulla verticale. Inspiro, piede a punta, braccia dietro, espiro. Preparazione in su, respira fuori l'aria, prendi il ginocchio sinistro, ok? Sollevati con la testa e con le spalle. Inizia a respirare e concludi con la salita e fuori l'aria mi allungo. Mi allungo, mi allungo, tirati più che puoi, rilassando la schiena in avanti. Risali. Metti le mani dietro al corpo, in questa posizione con i palmi giù. Addirittura le dita sollevate da terra. Schiena dritta, dritta, glutei contratti, gambe forti. Respira, espandendo bene la gabbia toracica. Fuori l'aria, mantieni la, gabbia, la schiena dritta e guarda il tuo ombelico. Inspira. Scava, scava ed espandi invece la, la, la gabbia toracica e fuori l'aria, arriccia il sacro in sotto, ma pancia dentro, pancia solo dentro, arricciati in sotto, arricciati in sotto e voilà! Posizione di inizio. Inspiro: piede a punta, braccia dietro, centro schiena giù, fuori l'aria, preparazione di braccia e di piedi. Inspira fuori l'aria, sollevati con la testa, vai in auto-allungamento, fuori, 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 fuori. Attenzione, adesso inizia a respirare. Nella prima parte solo respiri, e nella seconda sali seduta. Sentiti respirare, e fuori l'aria mi allungo, mi allungo, mi allungo, tirati bene. Risali morbida nella schiena, prepara le mani dietro, dita sollevati, palmi in appoggio, schiena dritta, petto aperto, forti le vostre gambe, forti i glutei, respira, fuori l'aria, scava l'addome, schiena ancora dritta e guarda il tuo ombelico, cerca con lo sguardo l'ombelico, scava, 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 mantieni l'addome scavato e respira. E fuori l'aria, rotonda la schiena, guarda il tuo ombelico, scivola sulle mani finché scendi. Piedi flex, braccia su, ultima volta insieme. Inspiro, piede point, braccia, fuori l'aria, su. Inspira, fuori l'aria, prepara il sollevamento della testa, guarda il tuo ombelico e allungati nella colonna. Eh? I talloni da una parte. E attraverso il collo lungo il resto inizia a respirare e concludi l'inspiro salendo E fuori 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 tirati 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 risali morbida nella schiena appoggia le mani dietro busto diritto e forte gambe forti glutei forti respira espandendo la gabbia toracica con la pancia dentro Fuori l'aria approfondisci bene l'addome, il pavimento pelvico, ma senza ancora muovere la tua colonna. Scava, 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 scava. Inspira di nuovo, pancia dentro e fuori scivolo, scivolo, scavo. Guarda la maglietta, deve solo andare in dentro e fare pieghe orizzontali. E voilà! Molto bene, ragazzi. Io scendo un pochino, altrimenti entro in libreria. Valutate di avere spazio per il vostro rollover. Allora, siamo ancora supini con le gambe, vedete semiflesse sulla verticale. Dondolo un pochino, non fate ancora forza con i vostri addominali. Sciogliete solamente un po' questo movimento tenendo il mento abbassato. Ok? Dopodiché, puntatemi i polpastrelli a terra. Okay, facciamo questa sorta di leva e sollevatemi leggermente la, la, la testa, come abbiamo fatto prima. Mm? Ora pensate di portare le gambe sopra il viso, ma non perché fate questo, ma perché sollevate, puntate i piedi verso il soffitto. E lì la difficoltà. Appoggio la testa e mi sollevo in rollover, portando le gambe sull'orizzontale sopra il viso. Le mani tornano piatte, spingo in alto i glutei, separa le gambe e appoggia i piedi a terra con gli avampiedi. Attenzione che qui dovete proprio fare un forte piede flex, con le dita dei piedi dovete quasi pensare di toccare le vostre spalle. I glutei sono spinti in alto, ok? E piano piano scendo. Lasciando le gambe separate il più possibile. Quando il bacino è giù, disegno un semicerco con entrambe le gambe e torno con le gambe sulla verticale o poco oltre, purché io riesca a tenere il costato giù, punto i polpastrelli. Solleva un po' la testa. Posizione di autoallungamento, gambe sulla verticale, pensa con la punta dei piedi di toccare il soffitto. Vai, vai, giù la testa, roll over. Separa le gambe il più possibile, spingi in alto i glutei. Vi ricordo dalle altre lezioni che il peso non è sul collo, ma è distribuito tra le scapole e solo in parte sul collo. Bene flex le caviglie, lunghe le mani e le braccia, chiaramente. Scendo, disegno un semicerchio con entrambe le gambe, punto gli i polpastrelli sulla testa, gambe sulla verticale. Tocca il soffitto con la punta delle dita, giù la testa, rollover, braccia piatte fino alle mani. Apro il più possibile. Piede molto flex, 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 spinti in alto i glutei e scivolo giù, vertebra dopo vertebra, cerca di lasciare a terra i piedi. E voilà! Per l'ultimo, punto i polpastrelli sulla testa, gambe sulla verticale con la punta delle dita dei piedi cerca il soffitto sollevandoti un po' con il bacino, giù la testa, posizione di rollover, braccia lunghe fino alle mani piatte, apro il più possibile, divario con le gambe, molto flessica i piedi, talloni, glutei spinti in alto e scendi, cerca di lasciare lì i piedi per il più lungo tempo possibile e poi disegno un bellissimo semicerchio. E passiamo a one leg circles, io risalgo un po', giù la gamba sinistra sulla gamba destra, inspiro, la gamba destra va tutta sinistra, disegna la prima metà del cerchio e dal, dall'attivazione profonda della powerhouse recupero la gamba, inspiro e fuori, 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 inspira e fuori, 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 fuori. In e fuori, in e fuori. Ultimo, in e fuori. Fletto il ginocchio. Stendo la gamba e metto il piede, flex. Ritrova bene il centro e l'allineamento del corpo, prepara la gamba sinistra. Prima flex, e poi distesa. Porta tutta, tutta a destra la gamba, incrocia bene il corpo, disegna la prima metà, povero microfono, lo stavo atterrando, e poi recupero la gamba nella seconda metà. Attenzione a non fare questo, vedete? Quando si solleva questa gamba e perdo la tenuta e il controllo posturale, vai 5 volte in e fuori, in. E mento giù, colonna in auto, allungamento. Ancora due. Massaggio bene la testa, del femore, dell'anca. E voilà. Faremo insieme un roll up per metterci seduti. Inspira. Fuori l'aria solleva la testa e le spalle, guarda la punta dei piedi e va in alto allungamento con tutto il corpo. Inizia a respirare e concludi l'inspiro salendo seduta. E voilà, un passo in avanti dei glutei verso i talloni per rolling like a ball. Stati di equilibrio sui glutei. Incrocia le braccia davanti alle tibie. Così equilibrio sui glutei chiusi come una pallina giù la testa dondola sulla schiena e ritorna premi bene proprio con le braccia fai proprio questo movimento di avvicinamento dei femori al petto dondolo e su dondolo cambia l'incrocio delle braccia ok vai tre volte uno su due Fai l'ultimo e appoggia i piedi. Un passettino all'indietro con i glutei, mi sdraio a terra. Portiamo le ginocchia al petto e iniziamo insieme double leg stretch. Tira bene le ginocchia al petto, approfondisco bene l'addome e lascio l'osso sacro giù. Mento abbassato, colonna che si allunga. Inspiro, apro il corpo a squadra. Che senza staccare il metà schiena, approfondito bene l'addome, gambe possibilmente distese. E fuori l'aria, attorno a tirare le ginocchia al petto. Più tiro le ginocchia al petto, più schiaccio il sacro giù e più mi allungo attraverso la nuca e il collo. Inspira e fuori. Inspira e fuori. Inspira, ricordati la modalità con cui respirare, quella proprio fatta all'inizio: all'inizio della lezione. Inspira abdomine scavato, grande la gabbia toracica, mantieni la gabbia e approfondisci, approfondisci dall'attivazione della powerhouse. Inspira e fuori, 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 fuori. Inspira e fuori, 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 fuori. fuori. Ultimo, inspira. E fuori l'aria. Fantastico, un po' più difficile. Ora le gambe, anziché sulla verticale, proviamo a stenderle parallele al suolo. Guardate il percorso che fanno i piedi, le punte vanno a sfiorare il pavimento. Stendo. Aspetta, che c'è il divano. <ride> Stendo le gambe rasente al suolo, ma senza perdere il contatto qui braccia ai lati del corpo, palmi delle mani che premono contro il corpo e fuori l'aria ritorno. Attenzione che se è troppo forte continuate con l'esercizio di prima, lo faremo tre volte solo perché è bello intenso. Vai, inspira, strette le cosce forti, centro schiena giù, fuori l'aria ritorno. Inspiro, due, Stringi le braccia al corpo, fuori l'aria, ritorno. Ultimo. Tiro. Single leg stretch. Trattengo al petto solo il ginocchio sinistro. Mento ben abbassato. Tiro bene i gomiti verso il soffitto e approfondisco bene la pancia. Inspiro cambio e tutta sta roba, ragazzi, gomiti in su, mento in giù, addome approfondito. In e fuori 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 fuori, in e fuori 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 fuori. In vai, gomiti verso l'alto, addome che si stacca dalla coscia. In e dal pavimento pelvico, chiudo la zip del pantalone, l'approfondisco. A continuare con teste e spalle leggermente sollevate. Attenzione che il collo non è verticalizzato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, riposo giù la testa. Tiriamo le gambe verso l'alto al soffitto e le prepariamo per Sisor. Andiamo a sforbciare. Tiriamo la gamba destra verso il petto, la sinistra in avanti, formo una V regolare, non abbandono la gamba che va avanti giù, ok? E cambio, piuttosto la faccio, guardate, piccolissima, ma lascio questa gamba bella tesa, ok? Tiro, tiro e cambio, tiro, più tiro, più mi tirano il collo e mi allungo nella colonna. Inspiro, cambio gamba e fuori l'aria, approfondisci, approfondisci, approfondisci. Inspiro, espando il costato e fuori, 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 fuori. In e fuori, fuori, pari i glutei, pari le anche, mento giù, mento giù, verso la gola e tirati sempre di più. Fantastico, si, vedi che aumenta lo stretching. Gambe a tavolino di nuovo, mani dietro alla nuca. Mi sollevo con testa e spalle, creo pressione, pre premo la nuca contro le mani eh? e le braccia, in parte, sorreggono il peso della testa. Stendi avanti la gamba sinistra, ginocchio destro al petto. Porto il gomito sinistro dal twist della colonna verso il ginocchio. Attenzione che non è questo: apro e chiudo il gomito, è dal twist della colonna. Eh? Spingo indietro il gomito destro, avanti il gomito sinistro e resto 5, 4, 3, 2, 1. Dall'altra parte, continua a premere la nuca contro le mani. Vai dal twist. Apri i gomiti, premi la nuca sulle mani 5, 4, 3, 2, 1, alternato rapido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, riposo mettendo le mani palmo in giù sotto i glutei, gambe tese sulla verticale puntine appena appena separate, talloni uniti, il petto è aperto, la colonna è lunga, il mento è giù, inspiro, faccio cadere le gambe non più giù dei 45 gradi, stringi forte i talloni e dall'approfondimento, 3, 2, 1, recupero le gambe, inspiro giù, stringo i glutei, le cosce, i talloni, fuori l'aria, fuori, 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 recupera, in e, in e voilà. Ginocchia al petto, mani sotto alle ginocchia. Mi sollevo con la testa e con le spalle. E mi aiuto a salire nella posizione seduta nella quale andiamo a preparare. Spine stretch forward con le gambe separate il più possibile, punto le braccia distese avanti a me. Eh, prendo contatto solo con i polpastrelli a terra. Allora, ideale avere le gambe distese e la colonna diritta come se avessi un muro dietro al quale appoggiarmi, ok? Devo sentire bene gli ischi in appoggio. Se per tenere le gambe tese siete così, voilà, fletto un po' le ginocchia e le chiudo un po'. Mi autoallungo auto per 10 secondi, ad ogni numero che dico è un centimetro di schiena in più, ok? Mm. <ride> Immaginate un libro sopra la testa da spingere in alto. Uno, due, tre, quattro. 5 6 attenzione a non stare inarcati 7 8 9 10 giù la testa, giù il collo e via via scendo il più possibile, raggiungo il mio limite mantenendo i piedi flex, gambe possibilmente distese o comunque le ginocchia orientate verso l'alto. Raggiunto il mio limite, faccio tre passettini andando più avanti anche di mezzo millimetro. 1 2 e 3, e risalgo dal basso verso l'alto. Lo ripeto posizione corretta per ciascuno. Se chi riesce con le gambe distese, chi con le gambe flesse, anche ben piantate, muro dietro la schiena, scapole giù. Mi allungo di, di numero in numero, di centimetro in centimetro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sette, otto, nove, dieci, stacca la testa, il collo le spalle, giù. Deve esserci proprio un contrasto eh, fra la tenuta iniziale e l'andare in avanti. Così ci sciogliamo di più. Raggiungo il mio limite massimo. Bene, le gambe, ragazzi, e da lì Pilates diceva: vai di più all'uno, vai di più al 2, vai di più al 3 e quindi su, molto bene. Avvicina le gambe, un passo in avanti dei glutei verso i talloni. Prendo l'esterno delle caviglie. Vado in equilibrio sui glutei. Stendo la gamba destra davanti alla spalla destra. Stendo la sinistra, piego la destra, piego la sinistra. Stendi la sinistra, la destra, piego, piego. Ancora parte la destra. uno. La sinistra, la destra, la sinistra, di parte la sinistra. Destra, piego, entrambe le gambe su. Uno, giù. Due, giù. Altre, rimani. Dondola sulla tua schiena e ritorna in questa posizione. Dondola, open leg rocker. Oh, oh ho buttato giù la palla. Dondolo e su ancora dondolo e su ultimo dondolo e su unisci le gambe stacca tieni 10 9 8 7 6 5 4 3 2 scendo con controllo giù mani sotto al sacro o meglio sotto ai glutei gambe sulla verticale pallina caduta che non c'entra ok petto aperto porto la gam le gambe a destra ovviamente il gluteo sinistro si solleva non più giù dei 45 gradi porto in avanti porto a sinistra e porto verso il petto Faremo 5 cerchi da una parte, 5 cerchi dall'altra. Il punto di riferimento è giù il centro della schiena. Ovvio che quando siamo in twist un po' si stacca, però non si inarca la schiena, ok? Vai. Partiamo con le gambe a destra, ok? 5 cerchi da una parte, 5 cerchi dall'altra. Pancia scavata, 1, respiro libero, 2, pancia scavata, a petto aperto, 3. 4, 5, fai l'altro giro, pancia scavata, petto aperto. 1, 2, centro schiena giù, 3, 4 e 5, ginocchia al petto, mani sotto le ginocchia, sollevati con la testa e con le spalle, raggiungi la posizione seduta. Un passo all'indietro dei glutei. Eh, fino a che riuscite a stare con le gambe possibilmente distese leggermente separate mi metto un po' avanti sul tappetino per avere lo spazio poi di lavorare con una mano appoggiata dietro fuori le braccia scapole chiuse dietro la schiena piedi molto flex ginocchia morbide ischi piantatissimi tengo una penna anzi una nocciolina fra le scapole Inspiro tenendo la nocciolina fra le scapole, faccio un bel twist, twist a destra, ma lascio l'anca sinistra ben appoggiata e torno al centro. Vai a sinistra. Tengo la nocciolina dietro le scapole, girati, girati, girati senza muovere il bacino. Ancora a destra, giro il palmo della mano dietro, fronte al ginocchio. Mano, mignolo della mano al mignolo del piede, vai giù il più possibile. E con tre insistenze, Pilates diceva: taglia il piede, taglia il mignolo. Uno, due, tre, torno, esco dal twist, dall'altra parte. Twist, giro il palmo della mano dietro, mignolo al mignolo, fronte al ginocchio, giù l'anca opposta vai al tuo limite e vai oltre all'uno, vai oltre al 2, vai oltre al 3. Torno in twist, esco dal twist. Desso reverse. Vai in twist ancora. Cadi sulla mano dietro, la nostra schiena ragazzi è a spirale, ma è ancora bella diritta con l'anca sinistra piantata. Mi appoggio sul gomito destro, la mia anca opposta è ancora giù. C'è questo bel twist e questa bella distanza fra il costato e le anche. Preparo il braccio sinistro in alto e indietro e a questo punto immagino una spalliera qui dietro a me, invece che questa libreria, mi allungo e vado a prendere il piolo più alto e più lontano e mi attacco quasi, eh? E nel fuori l'aria, mentre rimango attaccata con la mano alla spagliera immaginaria, con l'anca sinistra cerco l'appoggio giù. Colonna lunghissima, colonna lunghissima, colonna lunghissima. E di nuovo, in spirone mi riallungo. E fuori l'aria cerca l'allungamento mentre cerchi l'appoggio dell'anca sinistra giù. E voilà, con questa mano premo nel suolo, mi risollevo e ritorno, e ritorno. Con l'altra parte mi giro io così vedete meglio. Siamo in twist. Allora, chiuse le scapole dietro, pancia scavata, schiena lunga. Vado in twist a sinistra, ma mi assicuro di avere pari ancora le anche. Cado dietro letteralmente, ma la mia schiena è diritta. In Twist l'anca destra e giù, attenzione che già la, la posizione corretta è esercizio, eh, ve ne rendete conto. Mi appoggio sul gomito sinistro, ancora la mia anca destra è giù, eh? mi allungo con il braccio destro dietro e ora ancora la mia, la mia anca destra e giù. Attenzione a non rimanere inarcate, diritte con la schiena, eh? c'è questo bel twist nella colonna. Ora inspirando raggiungo un punto lontanissimo con la mia mano destra, mi stiro proprio. Idealmente mi aggrappo a qualcosa e fuori l'aria cerca con l'anca e il gluteo destro di raggiungere terra, mentre ancora rimane in allungamento, crea e genera questo bel twist. Ancora una volta un inspirone. E fuori, 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 fuori fuori, crea resistenza nel corpo con le opposizioni, e voilà! Questa mano di terra preme lo sforzo, lo fa il braccio e quindi ritorno in posizione seduta. Ma presto perdo questa posizione perché ci metteremo pancia in giù, proni. Gambe unite, ginocchia che guardano proprio il pavimento, piedi a punta, se avete crampi fate un po' di eh, piede flex ogni tanto, rovesciate le dita in appoggio, posizione neutra da proni, quindi pube in appoggio, ultime costole, pancia risucchiata, braccia fuori, pollice in autostop, solleva le gambe dai glutei, mantieni le gambe tesissime, strettissime una contro l'altra, pollici in su. Pollici indietro, mano a mano, vedete che il corpo nella parte alta si solleva. Mantengo la posizione neutra, mantengo i glutei forti fortissime le gambe, e giù, inspiro e su, pancia dentro, glutei forti. E ritorno. Inspiro su, 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 su. E fuori giù ultimo. Scavo, 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 scavo glutei e giù. Molto bene. Ci prepariamo sul fianco destro, mettendo la mano a sostegno, il braccio destro flesso a sostegno della testa. La mano destra che sta dietro prende letteralmente il collo, e gli dà proprio il senso di allungamento. Spalla su spalla. Quindi venite un po' in sotto con la spalla di sotto. Fletto il ginocchio di sotto in avanti per dare stabilità e vado a verificare che la mia gabbia galleggi un po', nel senso che qua sotto ci deve essere dello spazio, a seconda delle costituzioni almeno sotto al fianchetto. Qui ci metto un bicchiere pieno d'acqua, ok? Inspiro, porto la gamba avanti Espiro, porto la gamba dietro, stringendo bene il gluteo e tenendo bene la linea anteriore dell'addome. Inspiro, fuori e mi allungo. In mi allungo dalla nuca. Mettete insieme tutte le informazioni ragazzi, quando inspiro espando la gabbia toracica, quando butto fuori l'aria attivo la powerhouse, autoallungamento soprattutto nel fuori l'aria, la gamba oscilla avanti, oscilla dietro ma nulla cambia nell'appiazzamento della posizione neutra sul fianco del della mia box e del mio tronco. Ultimo. Molto bene. Gamba su gamba, mano sinistra davanti al petto, fai forza con questo braccio, ti sollevi, cambi lato. Mettiamoci sul fianco sinistro, bene il braccio flesso, bene la mano che adesso non vedete ma sta prendendo la base della nuca e del collo. Metto piegata, flessa la gamba di sotto. Spalla su spalla, anca su anca. Esercizio anche la preparazione. Eh? Non trascurate mai <coughs> questa cosa. Spazio qui sotto, tenuta della powerhouse. Già in partenza, in dinamica, poi anche di più, avanti. Inspiro fuori l'aria. La gamba viaggia a livello dell'anca. Stringo bene il gluteo per portare la gamba dietro e bene gli addominali. Per evitare di narcare la colonna, fai andare la gamba avanti e indietro, inspiro avanti, fuori l'aria, dietro. Bene, mettiamo insieme tutto anche qui. Quando inspiro, espando la gabbia, quando butto fuori l'aria, attivazione della powerhouse dal basso verso l'alto autoallungamento della colonna attraverso il collo c'è anche lì la mano che mi aiuta a far sentire l'allungamento quando la gamba si flette in avanti si, si approfondisce questa piega del pantalone la schiena non subisce né curvature in un senso né nell'altro ancora due ultimo molto bene anche qui gamba su gamba mano destra a terra fai forza con il braccio destro per sollevare il corpo preparati nella posizione di eh, quadrupedia mani sotto alle spalle ginocchia e gambe unite Stendi la gamba destra, stendi la gamba sinistra, mantieniti nella panca. Attenzione a non essere inarcati nella schiena. Tenuta degli addominali, stringi forte tra di loro le gambe e appena appena arriccia il codice in sotto, piegati cinque volte sulle braccia, spingendo i gomiti indietro. Uno due, tre, quattro, cinque. Appoggia un ginocchio, appoggia l'altro, siediti sui talloni e allungati nella colonna. Flettiti bene in avanti con il busto, tirati bene. Fantastico, lo ripetiamo. Dalla quadrupedia, stendo una gamba, stendo l'altra, fissa la posizione. Respingi il suolo con le braccia, tronco sull'orizzontale, stringi le gambe forti, i glutei, arriccia in sotto il sacro, piega cinque volte i gomiti indietro, uno di poco, due, tre, quattro, cinque. Piega una gamba, piega, porta i glutei dietro sui talloni e distenditi bene. Voilà. Molto bene. Preparati nella posizione della rana accucciata, ok? Tenendo i piedi leggermente separati, diciamo poco più delle anche, anche le ginocchia stesse. Le ginocchia non sono, diciamo che non siamo in una rana in extra rotazione, lasciamo, diciamo, in parallelo i piedi e i, fe, i femori, ok? Porto un po' in avanti le ginocchia, vedete, vado a sfiorare con le ginocchia il pavimento e cerco l appoggio dietro senza cadere, mi allungo in avanti, appoggio, mi spingo all'indietro e sono nella posizione accucciata. Massima, giù le ginocchia, giù i talloni, giù le ginocchia, giù i talloni, giù le ginocchia e giù i talloni. Ultimo. Giù le ginocchia e giù i talloni, mani dietro, mi siedo, mi giro per avere spazio dietro a me. Concludiamo con Dessil. Mani a preghiera davanti al petto, equilibrio sui glutei, mani giù, apro le mani, prendo l'esterno delle caviglie, con le braccia sorreggo le ginocchia e con i piedi sorreggo le mani. Fai un rotolamento sulla schiena e torna in equilibrio. Mantieni forte l'intreccio braccio, gamba. Eh? Pensa sempre che le ginocchia. Scusate, che il braccio a livello del ginocchio sorregga eh? qua tiro sulle ginocchia, mentre qua è il piede che tira sulle mani. Date questo senso di leggerezza e di forza fra braccia e gambe. Ok, ultimo. Bene, ora proviamo ad arrivare in piedi, vale a dire quando sono dietro, stacco questo intreccio fra braccia e gambe e cerchiamo, voilà, di arrivare in piedi. Molto bene, com'è andata la vostra risalita? <ride> bene ragazzi, la nostra lezione è terminata. Io vi auguro una bellissima giornata, serata, pomeriggio e noi ci vediamo con la prossima lezione. A presto e grazie.